Punti di forza del processo telematico sono sicuramente quelli di garantire all'iter dei documenti processuali, prima collegati alla fisicità degli spostamenti di questi atti cartacei da una parte all'altra, di poter invece svolgere ogni attività processuale da qualunque parte del mondo, perché si utilizzeranno attraverso internet, e quindi poter notificare, depositare, consultare, estrarre atti in tutta comodità col proprio PC dovunque siamo. Punti dolenti sono tutti quelli che si incontrano quando vi è una rivoluzione in un campo dove viene introdotta la nuova tecnologia, e quindi la necessità che le parti che utilizzano il processo telematico si rendano prima possibile consci delle potenzialità che hanno e utilizzino gli strumenti tecnologici in modo adeguato. Diciamo che oggi l'unico intoppo che possiamo avere è proprio questo, cioè la non conoscenza perfetta delle potenzialità dello strumento, e quindi autolimitarsi nell'utilizzo dello strumento stesso. Il processo telematico non è diventato obbligatorio immediatamente ed è operativo già dal 2016, ma per 3 anni è stato facoltativo, facendo in modo quindi che tutte le parti, il cittadino compreso, che non dimentichiamo nel processo tributario può difendersi in proprio senza un difensore tecnico per atti di valore fino a 3.000 euro, e quindi avesse il tempo di abituarsi a questa novità, e solo ora dal 2017 è diventato obbligatorio. Comunque, come ho già spiegato oggi nella relazione, è stato previsto l'eccezione sempre a favore del cittadino che si difenda in proprio senza un difensore tecnico, che può continuare quindi tranquillamente ancora ad avvalersi dell'amato documento cartaceo. Le giornate come oggi si auspica che siano le più numerose possibili, perché come dicevo prima, quando mi ha chiesto quale può essere il limite del processo telematico, io le ho risposto la mancata conoscenza e quindi la mancata possibilità di utilizzare al massimo questi strumenti tecnologici, che sono purtroppo, diciamo, visti da alcuni come un'invasione di quella che era una comoda abitudine, e quindi giornate come queste servono a divulgare, a diffondere, a rendere sempre più note quelle che sono le cose migliori di ciò che ci dobbiamo aspettare e ad essere più pronti a utilizzarle. Devo dire che dal punto di vista, ecco, in questo caso per la parte che mi riguarda, della informatizzazione, non siamo assolutamente dietro a nessuno, anche perché qualche nazione l'ha abbandonata dopo averla intrapresa, ma perché vi erano delle problematiche interne di altro genere. Le nostre, proprio perché abbiamo fatto tesoro dell'esperienza degli altri, non ci sono, e quindi posso dire tranquillamente che siamo all'avanguardia nel campo dell'informatizzazione del processo tributario.